Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi finalmente è arrivato l'ultimo tassello della mia postazione per poter cominciare a fare gli streaming. Prima di tutto mi scuso per la qualità dell'audio, ma dopo questa cosa qua non succederà mai più. Allora ragazzi, come potete immaginare, si tratta del microfono, il microfono che utilizzerò per streamare. Voglio dirvi di cosa si tratta, ma è inutile utilizzare paroloni se non capiamo il significato, quindi mi dileguerò un pochettino, anche grazie all'aiuto di internet, vi spiegherò cosa significa in questo caso cardioide, a condensatore, eccetera. Allora, la scelta è stata dettata dal consiglio di un amico che io seguo tantissimo in streaming e l'audio è veramente perfetto. Infatti non è una marca famosissima come Shure, Rode, come il Blue Yeti che utilizzano tutti, ma ciò che interessava a me non era la marca, ma la qualità. È un microfono che potete portarvi a casa con 90 euro ed è veramente tanta roba. Allora, si tratta della Auna Mic 900BL-V3. È un microfono USB, quindi lo collegate direttamente al computer e ha la funzione plug and play, ossia viene riconosciuto automaticamente una volta che viene collegato. È un microfono a condensatore cardioide. Abbiamo ricevuto anche qui il braccio per tenerlo. È compatibile con Windows e con Mac. Nella scatola vedrete che ci sarà la custodia protettiva e il ragno. Allora ragazzi, andiamo un attimino a vedere come funziona il microfono prima di fare l'unboxing. Allora, microfono cardioide, cosa significa? Adesso leggo qualcosina perché so cosa significa, ma voglio essere veramente precisa. Allora, prima di tutto è un microfono direzionale, ok? Quindi adesso non vorrei entrare proprio nei dettagli, però dobbiamo parlare di un diagramma, ok? Voi immaginate che questo diagramma descriva la sensibilità del microfono, ok? La sensibilità è letteralmente proprio a forma di cuore, come se voi qui aveste un cuore disegnato. E la potenza di questo microfono si concentra sul centro, ossia davanti a voi. Ovviamente qui dietro non avremo nessuna sensibilità, quindi non andrà a catturare altri suoni che potrebbero provenire dalle nostre spalle e disturbare eventualmente la registrazione. Questa era la cosa più importante da dirvi per quanto riguarda il significato di cardioide. Adesso andiamo a vedere il significato di... Dov'era? Scusatemi perché io me li sono tutti letti prima. Ok, è un microfono a condensatore. Cosa significa microfono a condensatore? È un microfono che utilizza l'effetto capacitativo. Adesso vi spiegherò di cosa si tratta. È costituito da due lamine che formano una capsula, ok? All'interno del microfono. E questa capsula è sollecitabile dalle variazioni dell'aria, ma non dell'aria esterna, dell'aria che produciamo noi quando parliamo davanti al microfono. Ok, quindi qui me la descrive dalla variazione di pressione che un suono provoca nel mezzo di propagazione dell'aria. Quindi comunque noi parlando e tirando fuori l'aria creiamo una pressione, ok? Che si diffonde nell'aria circostante. Ok, quindi microfono a condensatore, ricordatevi questo. Un'altra cosa che vi volevo dire, avrei dovuto dirlo all'inizio, ma è comunque fondamentale, è capire come funziona un microfono, ovviamente. Allora, un microfono è uno strumento che
trasforma, grazie a un trasduttore che c'è all'interno del microfono, un'energia sonora, quindi la nostra voce, in un'energia elettrica, ok? Cambiando praticamente le differenze che ci sono nell'aria, quindi come abbiamo detto prima, della pressione dell'aria che esce dalla nostra bocca e le cambia in una tensione elettrica. Capisco che il discorso può essere molto difficile, ma è fondamentale per chi vuole cimentarsi nel mondo del streaming, YouTube, radio, eccetera. Questi sono i microfoni che vengono utilizzati principalmente in studio. Infatti, i cantanti nei concerti usano i microfoni dinamici. Questi microfoni qui sono molto più sensibili, hanno bisogno del ragno e soprattutto non devono essere mossi perché qualsiasi pressione va a produrre una variazione. Passiamo subito all'unboxing. Allora, vorrei accendere il cellulare così riuscite probabilmente a vederlo meglio, però forse è meglio fare tutto qui, ragazzi, così ve lo faccio vedere. Allora, apriamo subito la scatola con cui mi è arrivato. Io da musicista, raga, dovevo assolutamente farvi l'introduzione sul microfono, perché è fondamentale per quando voi andate a sceglierlo. Ricordatevi, in studio, per fare streaming, per poter parlare dalla vostra postazione, non va bene un microfono dinamico. Sarebbe meglio sempre utilizzare un microfono a condensatore. Ecco, ragazzi, come si presenta. Molto compatto, semplice, carinissimo, c'è anche di colore nero. Io adesso non vedo l'ora di provarlo perché vorrei cominciare subito a poter streamare. Tra l'altro, in descrizione vi lascio il link alla pagina e se avete piacere seguitemi perché è davvero importante per me, raga. Spero di farvi sempre più unboxing per tutte le cose che ci servono per condividere questa passione qua, ok? E spero che li troviate utili e piacevoli. Ok. Allora, abbiamo aperto la scatola. Guardate qua. Troviamo una custodia per il microfono con dentro il microfono. Il ragno. Per poterlo montare sull'asta. Un piccolo manualino di istruzioni, una sorta di vite che adesso andrò a vedere a cosa serve, il cavo USB per collegarlo direttamente al nostro computer. Ora, raga, non sto ad aprire il braccio, il cavalletto, perché lo conoscete tutti e non ha senso. Lo vedrete montato nel ragno quando farò le live. Però voglio farvi vedere la cosa più importante, il microfono. Tra l'altro, questa custodia non mi piace proprio per niente, anche se è molto valida come custodia. Pesa un pochino, raga, pesa un pochino. Aspettate che lo apriamo. Ok. Eccolo qui. Come potete vedere, qui sotto c'è l'ingresso USB per collegarlo direttamente al computer. È molto carino, non l'ho preso nero, ma l'ho preso di questo colore blu. Mi sembra molto resistente ed è fatto in metallo ed è un materiale che mi piace parecchio, lucido, allo stesso tempo semplice comunque. E quindi col ragno andrà pressappoco
questa altezza qua. Come abbiamo detto prima, il cuore del diagramma rispetto a qui risulterà qui, quindi andrà a catturare principalmente il suono che si propagherà in questa direzione. Vediamo un pochettino. La custodia, raga, è imbottita, ok? Però non so perché sta perdendo un pochettino di nero dall'esterno e questa cosa non mi piace. Ma è solo un piccolissimo dettaglio, probabilmente come era in scatolata. Va bene ragazzi, per questo tutorial è tutto, spero che vi sia piaciuto. Voglio controllare un attimino una cosa su Amazon. Ok, sono cose che non vi avevo detto. È un microfono ovviamente che non registra frusci, perché altrimenti non potreste fare uno streaming professionale. Uscita 1 per porta USB tipo 2, gamma di frequenza da 30 Hz a 18 kHz, frequenza di campionamento ragazzi 16 bit a 48 kHz, saprete tutti quanti comunque se siete un po' esperti o comunque appassionati cosa significa. Ok, direi che è un microfono ideale per fare questa cosa qua per il web. Spero che vi sia piaciuto, so che il video è durato un po' tanto, ma ci tenevo a specificarvi quelle cose iniziali. Ecco, vi mando un bacione, mi raccomando, se non siete d'accordo su qualcosa o se volete dirmi qualcosa lasciatelo sui commenti, lo apprezzerò tanto. Grazie a tutti, ci vediamo in streaming adesso, ciao!